Oggi mi sono chiesto, in che modo posso uccidere un po' la mia italianità, la mia dignità, ulteriormente. E poi ho trovato la cosa perfetta. Ecco ragazzi, vi presento l'autentica originale pasta carbonara. C'è scritto qui carbonara. Vedete, carbonara è originale e tra l'altro è buona perché è good pasta, quindi ditemi se non è buona. Ed è proprio come la ricetta vera, vedete? A me stio Bobri, io l'avevo trovato anche in Irlanda, sono passati tipo 4 anni, però adesso è arrivato qui in Olanda, capito? E non potevo esimermi da assaggiare, anche se, perché secondo me è molto buono. Leggiamo gli ingredienti. Gli ingredienti sono il Degvar al 58%, hard tragic, quindi state tranquilli ragazzi. E soprattutto c'è lo Sprudel con rum 12% e rum. Forse non è tanto male. Vedete, poi tra l'altro sono molto dietetici perché è soltanto il 16% del fabbisogno giornaliero in termini di calorie, quindi direi che. Allora, come si cucinano? Non lo so, non ne ho idea. È tutto scritto in olandese, che è una bellissima lingua famosa per fare schifo. È presente un tedesco con una patata in bocca che dice cose strane? Quello è quello. Quindi, vediamo come si presenta all'interno. Io direi di fare. Cristo santo. Io direi di fare una cosa un poco più. Manuale, venite qua, venite in braccio a papà. Vediamo un po'. Vedete la good pasta? Si presenta in questo ottimo imballaggio, buonissimo, scusate. Guardate che potenza, qua se ti senti proprio felice. Come potete vedere io lo stavo muovendo in maniera nevrotica, quindi l'ho un po' scassato. Lo apriamo e si apre male. Guardate che bello. La qualità dei prodotti autentici Italia, perché dite quel che vi pare, ma questo è autentico italiano. Ed ecco la carbonara. Ditemi se non so. Da quello che ho capito, bisogna mettere l'acqua bollente come i nudi fino al livello, capito? E poi bisogna agitare. C'era anche scritto qui, vedete? Metti l'acqua. Poi agiti e poi aspetti che la morte entri dentro. Dopo 5 minuti dovrebbero essere abbastanza cancerogeni da poter essere mangiati e mai più digeriti. C'è un odore notevole di pesce e quindi è decisamente, decisamente buono. Andiamo a preparare l'acqua calda, così prepariamo questa bontà e poi porrò fine alla mia vita. Ho preparato l'acqua calda come la preparava mia nonna, con amore e passione. Adesso la metto in questa cosa. Ecco, si è formato il tipico brodo della carbonara, quello che la rende così. L'odore, tra l'altro, è molto promettente, è un misto tra un animale morto e. Quindi ragazzi bisogna agitare, mi raccomando, perché altrimenti la morte non entra adeguatamente. L'odore è una cosa, ragazzi, eccezionale, cioè, proprio una cosa incredibile. E nel frattempo che loro si preparano, noi ci accingiamo a dar fuoco al nostro passaporto, così che i nostri parenti non ci vedano mai più tornare in patria e non possano prenderci a sassate come meriteremmo. Perché sto facendo questa cosa? Perché mi voglio male in realtà, perché sono masochista. E per celebrare questa nostra cena pazzesca, ho preso una tipica bevanda italiana, ovvero la Ciocco Rico, che è una bevanda effervescente come la Coca-Cola, però con le gonadi di cocco e granchio. Sentite. Questo si sposa da Dio con la carbonara, ragazzi. Forse dovrei mischiarceli alla vostra. Non c'è nemmeno bisogno del suicidio. L'odore, signori. Comunque vi dico che la carbonara sta diventando proprio una merda. La apriamo male.
Vedete quanto è densa adesso, vedete, perché sta già bello addensandosi. Riuscite a vederla? Riuscite a vederla? È la mia dignità che se ne va, ragazzi. Con gran... no, vorrei dire con gran classe, ma non è vero, il cazzo. Se ne sta andando malissimo proprio. Direi che è quasi pronta e a me sta venendo lo sbocco. Sbocco che tra l'altro ha lo stesso colore di questa salsina. Mi vengono in mente un sacco di feste facendo questa cosa. Proprio quelle presente? Dove finisci per sboccare nel lavandino, ci sono i pezzettoni ancora. Quindi noi lo lasciamo rassettare e lasciamo che la vita si infonda in questa roba. E intanto andiamo a preparare la corda per impiccarci. Però prima un altro sorso, perché si sa, ragazzi, se bisogna farsi del male, bisogna farsene come si deve. Ecco ragazzi, direi che siamo pronti per l'assaggio. Ho deciso che adesso diventerà un video ASMR. Lo senti? La senti la morte? La densità? Ma che cazzo, vi piacciono veramente questi rumori? Non lo riesco mai. Che dentro c'è il prezzemolo. Da dove è uscito il prezzemolo? E c'è anche la pancetta, o meglio, c'è della carne di un animale. È più buono così.